Benvenuti a Storie di una pandemia, la rubrica del TG7 Basilicata. Grazie ai vostri racconti riscopriamo ogni giorno un'Italia diversa che non conosce confini né distanze. E l'Italia che resiste. Oggi vi raccontiamo una storia che ci arriva da Roma. È la storia di due amici, Marco, nato e vissuto a Roma, e Domenico, nato a Muro Lucano, in provincia di Potenza, ed emigrato nella capitale un sacco di anni fa. Credo di aver visto Marco le prime volte a fine anni 80, ci racconta Domenico. Avevo da anni abbandonato la zappa, muro e da poco le cinte da facchino con cui avevo partecipato ai traslochi della capitale. Ho collaborato con Marco fianco a fianco nell'ufficio per l'informatica di Monteporzio Catone, che faceva da trade union tra l'azienda in cui lavoravo, che sviluppava software per il Ministero della Pubblica Istruzione, e il mondo della scuola in periferia. Marco si trovava a suo agio nel trattare con i dirigenti del Ministero di Viale Trastevere e mi faceva da spalla nelle circostanze critiche, un po' il contrario di quanto accade spesso tra colleghi che si pongono in competizione. Marco è fatto così, affidabile con tutti. Oggi capisco che lui non vedeva in me solo il collega alle volte impacciato e irresoluto, ma l'intelligenza di coetaneo cresciuto negli agi della capitale lo portava a guardare con interesse il mio percorso di vita, qualcosa che lui non poteva aver toccato con mano e neppure aver visto da lontano. Raccontai della vita nelle nostre campagne a Muro Lucano, nelle serate in cui a casa mia i colleghi a cui tenevo di più hanno avuto modo di assaporare le prelibatezze muresi di cui riempivo il bagagliaio e che la cuoca di casa ha sempre saputo valorizzare. Evidentemente la descrizione del mondo di una volta insieme agli affanni che gli ho raccontato è rimasta in lui indelebile. Quando ci siamo rincontrati a casa sua insieme ad un altro ex collega, mi ha chiesto di inviargli copia di qualche cartolina del mio paese. La pandemia, spazzando via lo smog e lo stress della nostra città, ha fornito più tempo al pennello che ha guardato quella miriade di pietre affastellate e non è riuscito a trattenersi, anzi ha accelerato il compimento di un'idea probabilmente già latente. Mi piace pensare, ci dice Domenico, che quel pennello in una stanza della capitale suggelli un'amicizia che non si lascia logorare dal tempo. Se il Covid-19 ha rotto il tran tran della moderna pazzia collettiva, ha dato a pennello il tempo di riflettere e immortalare fragili pietre, tenute salde dalla volontà di genti che si sono sentite sicure su quelle solide rocce. Marco invece viene da una famiglia di artisti, suo padre era pittore come suo bisnonno e diversi altri, una discendenza di grande estro e spessore. Si occupa di informatica nel tempo libero con il suo pennello, dà spazio alla fantasia realizzando creazioni originali ed uniche. Dalle immagini di Muro Lucano Marco realizza un dipinto con i suoi colori acrilici su due tavole che aveva portato dal mare. Erano corrose dalle acque del mare. Proprio questo elemento di corrosione e di passaggio del tempo esprime un senso di antico, di consumato, che mi piace molto, ci confida Marco. L'ho realizzato in un mese, visti i tempi dilatati dalla pandemia, ed ho voluto che Domenico condividesse i vari momenti di costruzione di questa mia opera, proprio come se stesse vicino a me. Ogni tanto gli telefonavo e poi gli mandavo qualche foto con alcune parti del dipinto, dicendogli «Becca testo sal, lo stato di avanzamento dei lavori». Penso che nelle cose sia importante il percorso che si fa, oltre all'obiettivo che si raggiunge. Ammetto che amo fare tutte queste cose e mi diverto molto. Dalle passeggiate in montagna al mare spesso porto con me rami, pietre, conchiglie, tutto ciò che in qualche modo mi ispira. Li depongo e poi appena la vena creativa viene fuori li lavoro e gli do forma. Ho trovato una volta un sasso che per me era una testa di gorilla e l'ho dipinto di nero. Trovai anche un pezzo di legno, lo lavorai, l'ho scalpellato, limato, gli ho dato la forma e l'immagine di uno squalo. Non mi fermo alla purezza della cosa in sé, ma a una sorta di contaminazione delle cose. Adoro mischiarle e vederne gli effetti. Accanto al dipinto di Muro Lucano ho voluto dedicare al mio amico Domenico qualche riga. C'è un amico de Muro Lucano, che con orgoglio lo chiamo italiano. Sa riconosce l'odore della terra, ha visto il terremoto che è come una guerra, ha faticato nei campi ed è emigrato, ha studiato economia e seppure laureato. I valori sua gli leggi sulle mano, da come ragiona, dal suo fare spartano. Si è sposato una donna dell'Alemagna che profuma dei fiori, forte come una montagna. C'è un amico de Muro Lucano che si intende de storia, de vita, un vulcano. Ho dipinto la sua terra con queste mie mani, pensando al mio amico de Muro Lucano. Grazie Marco, complimenti per la tua vena artistica, e grazie Domenico per il racconto di questa amicizia per la Rara.
winner.